Ci si attendevano scintille dal Consiglio Comunale di Teramo, chiamato a discutere sulla Team, o meglio sull'opportunità che la partecipata, che si occupa della raccolta dei rifiuti, possa diventare del tutto privata attraverso un bando di gara. Le scintille in qualche modo sono arrivate a inizio consiglio, quando il sindaco Brucchi ha invitato l'opposizione a lasciare l'aula, dal momento che si era posto a votazione anche la possibilità che la discussione non avesse luogo. Siccome oggi mi sento particolarmente buono, avete due possibilità. La prima, abbandonare l'aula, la seconda, tacere durante tutta la discussione. L'opposizione è rimasta al proprio posto e l'arrivo degli alunni della scuola elementare di San Nicolò ha raffreddato i bollenti spiriti, tanto è vero che la discussione è andata avanti in maniera del tutto tranquilla, con molti punti di convergenza tra maggioranza e opposizione. Sicuramente la strategia ad oggi, per com'è la situazione, è solamente quella della gara pubblica per l'affidamento del servizio. Poi si deve decidere se fare una gara pubblica solo per il servizio, se fare una gara pubblica al doppio binario per ritrovare anche il nuovo socio della Team, che oggi è in liquidazione, e sappiamo bene che la quota di questo privato è sottoposta a sequestro dal Tribunale di Catanzaro. La maggioranza è inadempiente in tante cose della legge, e la loro inadempienza porterà sicuramente a un aumento del servizio. La scelta del bando, come ha sottolineato il consigliere di maggioranza Alfonso Di Sabatino Martina nel suo intervento, è già in ritardo rispetto a quelle che sono le emergenze del comune. Il sindaco ha ascoltato tutti e poi alla fine ha tirato le proprie conclusioni. È stato un consiglio utilissimo, perché anche dalle relazioni, per esempio quella di Gianguido D'Alberto, si capisce che per loro la gara a doppio oggetto è una strada da perseguire, perché non ha mai parlato nella sua relazione di una società totalmente pubblica, cosa invece che ha fatto per esempio il consigliere Micheli o che hanno fatto altri consiglieri. Quindi diciamo che tendenzialmente la gara pubblico-privato è la strada più facile da percorrere, più semplice. Noi siamo a buon punto per quanto riguarda la gara, basta concludere l'iter iniziato qualche tempo fa. Abbiamo la valutazione del valore della Team, quella è la base d'asta da mettere a gara, altrimenti non avremmo potuto fare nessuna gara se non avevamo la base d'asta. E poi si può fare la proroga tecnica una volta bandito la gara. Io vorrei ricordare che i comuni vicino a noi, tipo Giulianova, è andata ben oltre la scadenza del servizio, credo forse oltre un anno e mezzo, perché se tu fai una proroga tecnica in attesa della gara, questa è prevista dalla norma, ma anche qui c'è un po' di dietrologia. Invece io credo che la cosa principale sia quella della salvaguardia dei posti di lavoro.